Abbiamo in collegamento Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Ben ritrovato, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, onorevole Fico. Intanto le voglio subito chiedere se in Commissione Vigilanza RAI si possono portare dei cani. Non faccia battute però, Non si possono portare attualmente, però... Ecca, non mi dica che anche lei è a favore dei cani. Ci state lavorando, I cani sono degli animali straordinari, oltretutto sono degli animali che possono proprio far bene alle persone che li hanno, riescono a modulare la frequenza cardiaca, a rilassare, e oggi ci sono tantissime sperimentazioni di pet terapia. Ma che è un esperto di cani lei adesso? E anche con i cani all'interno degli ospedali, negli ospedali pediatrici. Per i bambini, e quindi ci sono delle esperienze stupende con questi animali, ma non solo con questi animali. E come diceva Gandhi, un popolo si misura anche dalla civiltà con cui tratti i propri animali. Ammazza uno. Giusto. Sapeva Fico, questa è la solita domanda concordata, no? Fico se lo ricorda, no? Quelle che le avevo mandato prima dell'intervista. Perfetta è stata. Bene, cavolo. Però la risposta non era concordata, dai. No. Ma vai a sapere che Fico sapeva tutte queste cose sulla pet therapy, mannaggia. Parliamo di politica. Meglio. Ma le dico anche perché? Una nostra consigliera comunale, che è una professoressa universitaria della cattedra di sanità pubblica a Napoli, a veterinaria, è una delle massime esperte italiane di pet therapy e ha portato anche un master a Napoli molto importante, e quindi conosco anche bene la materia attraverso questa persona. Bene, onorevole Fico, andiamo, perché poi, come lei sa e ci insegna, c'è la par condicio, quindi abbiamo 20 minuti per... abbiamo fatto Berlusconi, abbiamo fatto Renzi, abbiamo fatto Fico, e poi continueremo con tutti anche gli altri partiti, ovviamente, però i primi tre sono questi. Perfetto, i parlamentari sono 1000, ce la potete fare. Però, insomma, il suo rischia di essere il primo partito italiano, quindi avrà più spazio degli altri, dovrebbe avere. È così che funziona la par condicio o no? Ce lo spiega bene. La par condicio in questo momento deve dare ugual spazio a tutti, anche piccolini, partiti e movimenti politici, certo anche piccolini, perché devono essere garantiti diritti di tribuna e di spiegazione soprattutto del programma elettorale. Senta, ha visto Renzi e Berlusconi in televisione in queste giornate, visto che lo fa anche per professione, diciamo, istituzionale? Che impressione le hanno dato i due suoi, diciamo, i due poli avversari? Una riproduzione delle solite cose, delle solite parole, degli soliti slogan, il Jobs Act prima sì poi no, funziona non funziona, il precariato, diciamo parole che trovo sempre fine a se stesse, ma per un motivo, perché queste persone hanno già governato e non hanno fatto ciò che hanno detto, e quindi per me non sono più credibili, non solo perché appartengo a un'altra forza politica, ma proprio come cittadino italiano. Se tu mi parli di 1 milione di posti di lavoro, il contratto con gli italiani, il miracolo italiano, oppure le riforme costituzionali, alla fine non si è fatto niente, vuol dire che avete già provato, e amen. E Renzi proprio qua in radio ha detto che il milione di posti di lavoro, tra 22 e 23 milioni, in realtà l'ha fatto, anche se metà di questo milione in più è precario e su quello si deve lavorare. Lei che cosa gli risponde? No, io dico che il lavoro oggi in Italia è precario. I dati non corrispondono al sentimento generale del paese, che è un paese di giovani che vive sul precariato e sulla mancanza proprio di un'idea di futuro, e soprattutto i contratti che sono stati fatti sono legati a degli incentivi, ma non a una vera produzione di lavoro o di mercato, e quindi quando finiscono gli incentivi vedrà che partiranno anche i licenziamenti, e questa è la cosa più triste. Senta, se dovesse il Movimento 5 Stelle, che corre da solo, mentre gli altri due raggruppamenti, appunto raggruppamenti PD, Forza Italia, Lega, non corrono da soli, quindi hanno più possibilità di avere una vittoria numerica con i seggi, la semplifico, a meno che voi non facciate il 40%. Se questo dovesse avvenire, che voi siete il primo partito ma non siete la maggioranza numerica di questo paese, cosa fareste? La prima cosa che fate il giorno delle elezioni? Sì, intanto le dico come premessa che ieri era la sua trasmissione. Che ho combinato? E mi ha fatto vedere un sondaggio che dava circa il 28%. Esatto, primo partito. Ora, primo movimento politico. Ora, prima di venire in diretta in radio, ho visto un altro sondaggio ufficiale nazionale che ci dava il 29%.
2, quindi in un giorno siamo cresciuti di un punto percentuale e quindi stiamo crescendo, quindi io penso che potremmo arrivare veramente alti. Se non arriviamo alti abbastanza ad avere una maggioranza, noi abbiamo dei punti programmatici molto chiari, dove c'è sanità pubblica, scuola pubblica, acqua pubblica, gestione dei rifiuti nazionali fatta totalmente in un altro modo, fuori da discariche e inceneritori, bonifiche del territorio, reddito di cittadinanza. Punti fondamentali. Chi ci sta a votare questi punti? E con quelli lei dice si può fare un governo? Questa è la domanda che ha lasciato in sospeso. Con i programmi si possono fare i governi. È un po' cambiata l'idea del Movimento 5 Stelle, prima tutto da soli, adesso però in effetti sul programma potete fare alleanze, ce lo faccia capire però, semplice. No, però noi siamo, cioè vedo, ci dimentichiamo un po' tutte le cose. Quando noi arrivammo alla Camera dei Deputati nel 2013 dicemmo non alleanze, ma chiedemmo anche a Napolitano l'incarico di governo su un programma. Napolitano non ce lo diede, ma noi chiedemmo l'incarico di governo su un programma, quindi non cambia assolutamente niente. Senta, uno dei, il primo tema che però, insomma, lei ha fatto un piccolo cenno dell'universo, nel senso che sono 6-7 temi programmatici importantissimi, però una prima cosa la dovete fare nei primi 20 giorni, 15 giorni, il primo vostro provvedimento nella testa del Movimento 5 Stelle, quale il sarebbe? Il primo è il reddito di cittadinanza, è assolutamente il primo punto da mettere a sistema e a struttura. E sono 780 euro mensili per tutti, e si ristrutturano i centri dell'impiego, può averlo solo chi non ha il lavoro o chi non trova lavoro. Nel momento in cui tu trovi lavoro oppure rifiuti il lavoro che il centro dell'impiego ristrutturato ti offre, il lavoro tu lo perdi. E chi vi fa un'obiezione, perché anche Berlusconi dopo ha parlato di reddito di dignità, è a 1000 euro, è più costoso quindi del vostro, a chi obietta, sia a lei sia incredibilmente a Berlusconi, che state diventando troppo assistenzialisti e che in realtà oggi c'è gente che lavora precaria appunto a 400 euro, 500 euro al mese, che quindi questo è un atteggiamento assistenzialistico, lei come risponde, onorevole Fico? No, è un errore di visione, di vedute, è un errore anche strategico, perché il reddito di cittadinanza è una manovra di politica economica, di espansione della domanda, perché i soldi andrebbero nell'economia reale di chi ne ha veramente bisogno, significa far aumentare la domanda interna e quindi far ripartire anche le piccole e medie imprese, che sono la struttura portante del nostro sistema economico, molto più di altri paesi europei. Metteremo in sicurezza i poveri che crescono, avremo meno disagi sociali e avremo più tempo per far scegliere ai giovani un lavoro che corrisponde a ciò che hanno fatto e quindi sviluppano meglio il 780 loro euro, diciamo, a persona. Però le faccio un esempio. Prego. Se un pensionato ha purtroppo una pensione irrisoria o minima di 500 euro al mese, questa persona aggiunge 280 euro al suo mensile, okay. Non 780. Ok, intanto voglio fare una piccola parentesi, se mi permettete, sì. Valeria, onorevole Fico e Greta, le interviste che si fanno a 105 Matrix non devono essere interviste prendendo a botte le persone e neanche certo. Interrompendole ogni secondo. Questo vale per l'onorevole Fico, che ha il dono della sintesi, e vale anche per gli interlocutori che abbiamo fatto gli altri giorni, che hanno, diciamo, un dono della sintesi un po' inferiore. Quindi con l'onorevole Fico, visto che non voglio interromperlo e che lui si interrompe da solo più spesso, riesco a parlare di più. Chiusa la parentesi a beneficio di tutti i nostri ascoltatori. Onorevole, per quelli che verranno. Sì, e che cavolo, perché esatto. Se parlano per 10 minuti possiamo fare con la par condicio 3 domande, no? E quindi questi ritorniamo alla par condicio, questa parentesi che mi sono fatto. Onorevole Fico, le voglio chiedere un'altra cosa riguardo appunto al reddito di cittadinanza. L'Istat o la Ragioneria Generale dello Stato, adesso posso sbagliare, hanno calcolato in 15-16 miliardi il costo annuo del reddito di cittadinanza vostro, e mi sembra 20-22 quello del Movimento di Berlusconi. Però c'è un tema, questi 15-16 miliardi bisogna rintracciarli da qualche parte. Noi abbiamo speso molti miliardi di euro per dare i famosi 80 euro. Sono politiche in cui tu decidi dove investire soldi.
Quindi dei soldi che abbiamo usato per fare una serie di provvedimenti li usiamo per il reddito di cittadinanza, ma soprattutto possiamo andare in un deficit, cosiddetto deficit produttivo, perché un deficit dove tu puoi mettere dei soldi a produzione di un nuovo reddito e quindi di un nuovo aumento della domanda, alla fine il circolo del flusso che tu metti in essere e metti in campo, alla fine ti fa ritornare i conti in quadro. Gli 8 miliardi degli 80 euro, perché questo sono costati gli 80 euro, li toglierete questi 80 euro? Noi facciamo una revisione generale di tutto, come possiamo dire, un welfare o la contribuzione che in questo momento viene dato, per non levare niente a nessuno, ma per garantire una distribuzione più equa per tutti. Per esempio, se noi non facciamo provvedimenti importanti sulla povertà, quando proprio l'Istat ci dice che la povertà sta crescendo sempre di più, non è un Parlamento. Cioè, un parlamentare e un Parlamento non hanno senso se non mettono in sicurezza le persone che soffrono in questo momento. Greta, forse la domanda di un ascoltatore, la 4492, l'ultima, mi sembra che è interessante per l'onorevole Fico, che dici? Beh, reddito di cittadinanza e il lavoro in nero, chiede un ascoltatore, onorevole Fico. Il lavoro in nero spesso è un lavoro in cui si è sotto ricatto, perché non c'è lavoro e un datore di lavoro ti dice: ok, ti do 400 euro a nero al mese e tu sei disposto ad accettare. Se invece la contropartita è che lo Stato ti garantisce 780, ti forma per farti avere un lavoro di maggiore qualità, probabilmente queste situazioni si diminuiranno tantissimo. Senta, un altro dei punti che lei ha citato è, ha detto, gestione nazionale dei rifiuti, ma ci sono due esempi, diciamo, ex uno del Movimento 5 Stelle, cioè Parma, e Roma invece ancora il Movimento 5 Stelle, che sui rifiuti, e c'è anche Napoli che non c'entra niente con il Movimento 5 Stelle, Caserta che non c'entra niente con il Movimento 5 Stelle, la gestione dei rifiuti in realtà senza discariche e termovalorizzatori nel breve periodo porta un gran casino, onorevole, scusi il termine. No, noi dobbiamo riuscire ad investire in pratiche virtuose. Una prima pratica virtuosa, che oltretutto è la piramide che ci indica l'Unione Europea, è quella della riduzione a monte dei rifiuti, della progettazione diversa rispetto al secondo imballaggio, al terzo imballaggio, alla divisione tra umido e secco, dove l'umido deve andare negli impianti di compostaggio all'avanguardia, li metti a reddito perché poi puoi vendere compost di alta qualità, fertilizzante, e il compost, cioè l'umido, corrisponde a circa il 33-35% di tutti i rifiuti urbani delle città della nostra nazione. Poi il resto lo mandi al riciclo, filiera corta dei materiali, piccoli imprenditori che investono nel riciclaggio. Quindi se facciamo questa filiera noi possiamo riciclare quasi fino al 100%. Non c'è bisogno di bruciare rifiuti, è una pratica antica che oggi non serve più, e se piano piano affrontiamo il piano. Un altro dei grandi temi, se doveste governare questo paese, ovviamente, visto che l'Italia è una grande nazione industriale, è la politica estera. Più Putin o più Trump? No, né Putin né Trump, devono esserci sempre i temi davanti. È chiaro che se Trump mi parla di non aderire al protocollo di Kyoto, pensa che il riscaldamento globale non esista, non è certo con il programma del Movimento 5 Stelle. Noi spingeremo sempre su quei temi e io penso che su questo Trump sia totalmente antistorico. La politica estera si sviluppa con la cooperazione, col dialogo ad oltranza, con le diplomazie, col modo di lavorare insieme. Questo è quello che si fa. E se Putin invece dall'altro lato ha un governo di un certo tipo, dove mina la libertà di informazione, di stampa, è chiaro che noi non siamo d'accordo, perché siamo per la libertà di informazione. Lei, che è presidente della Commissione Vigilanza Rai, se dovessero invitarmi in un programma televisivo a me come ospite, io in quale categoria sarei messo, secondo lei? No, per me esiste una sola categoria, che è quella dei giornalisti, che devono essere deontologici al massimo. Non è che mi potete attribuire né al centrodestra né al centrosinistra nel Movimento 5 Stelle, immagino. Per quello, nella polemica che in questo momento imperversa sui giornali, nella stampa, ho fatto proprio da poco un post di chiarimento per far comprendere che il pezzo che l'Agicom ha riportato non è il pezzo che la Vigilanza ha inserito nella propria delibera. Quindi non la condivide quella delibera dell'AGCOM?
non è come quella della vigilanza, cioè è inserito un pezzo della delibera della vigilanza in un'altra parte che secondo me non andava inserita. Perfetto, molto liberale sugli opinionisti e la ringrazio, così posso andare ospite senza fare il DNA. Sul debito è una priorità per il Movimento 5 Stelle, visto che c'erano 2.300 miliardi? L'ultima domanda, diciamo, un po' tecnica, però è importante. Sì, è chiaro che si deve fare una politica di progressiva riduzione del debito pubblico, ma siamo sempre nella condizione in cui il debito buttato alle ortiche è un debito vero, il debito invece che sviluppa magari processi di bonifica, processi di abbassamento delle polveri sottili in città, processi lavorativi di sostegno al reddito, non è un debito buttato perché si trasforma in una ricchezza netta. Ho letto sui giornali, è l'ultimissima perché proprio mi stanno sgridando quelli, i miei par condicio dall'altra parte del vetro, però gliela faccio. Ho letto di Gianluigi Paragone come vostro candidato, di Giarruso come vostro candidato, del capitano Antischettino, che non mi ricordo, De Falco, vostro De Falco. De Falco. E so che ci sono le parlamentarie, ma lei quest'idea di non iscritti che possono, anche con una bella visibilità, che possono diventare vostri candidati, che ne pensi? Io no, le dico che rispetto alle parlamentarie può partecipare chiunque è iscritto al Movimento 5 Stelle, quindi sia Paragone, sia Schettino, sia sono iscritti al Movimento 5 Stelle e quindi hanno il diritto di partecipare. È la sua idea personale, mi piace, Fico, sia un po' umano, perché lei è diventato... No, la mia idea personale è che chiunque può dare una mano, come è sempre stato il Movimento 5 Stelle, e vuole mettersi a disposizione può farlo. L'ha sempre potuto fare, anche io ero una persona che da fuori si è messa a disposizione di un progetto e continua a farlo. Onorevole Fico, guardi che ci risentiamo prima della fine della campagna elettorale. Quando vuole, è un piacere. A me. Bene, perfetto. Grazie, perfetto. Grazie, abbiamo finito. Buonasera. Buon lavoro.